L'archivio. Qui è dove Audun ammucchia le carte del consiglio. Non c'è. Devo guardarmi in giro. Ghirlande, legna, viveri, vino. Una lista di costosi ordini per una festa. Armi e rifornimenti, ma in quantità insufficiente per qualsiasi armata. Dei documenti ufficiali che recano un sigillo. Grazie, Audun. Queste le porterò con me. Ma certo. Eivor, non è vero? Dimmi, che cosa ti porta al nostro archivio? Sono qui per chiedere dei testi cristiani. Liuf Vinami ha detto che la mano rossa li sta rubando. Sì, e li distrugge. Temo che presto punteranno proprio all'archivio. La badessa si è offerta di portare i testi in un luogo sicuro. Si è dedicata anima e corpo a questo compito. Voi mi lusingate, Lord. Cerco solo di aiutare. Badessa Ingeborg, questo è Eivor, nostro onorato ospite dal sud. Eivor si è offerto di liberare Jorvik dalla mano rossa. Posso aiutarti? È difficile credere che una badessa possa affrontare un branco di feroci banditi. È mio dovere proteggere il ruolo della cristianità nelle nostre vite. I testi come il Vangelo di Matteo sono ben più di una semplice lettura. Sono un dono. Diffondono la parola di Dio e perciò devono essere preservati, a qualunque costo. Ammiro il tuo coraggio, ma finché la mano rossa non verrà sconfitta, i possessori dei testi rimarranno in pericolo. Sembra che la mano rossa sappia dove cercare quei libri. Forse qualcuno li sta aiutando. Cosa sai dirmi? Sapete qualcosa? Questo è chiaro. La badessa ha i suoi sospetti. Per quanto mi rattristi ammetterlo, temo che i sacerdoti tramino qualcosa. Li vedo mormorare, complottare.
E il vescovo si aggira furtivo intorno alla canonica e si incontra con i preti col favore delle tenebre. Meglio fare visita a questi uomini di fede. La canonica è sulla via per la cattedrale. Andrò a cercare il vescovo. La canonica. La badessa parlava di oscuri segreti tra i preti e il vescovo. Che silenzio. Dove sono tutti? Via! Fermo! No! Basta! Vattene via! Ti prego! Perché stai sudando e tremi in quel modo? La mano rossa! Sono ovunque! Ti prego, non voglio guai! Sembra che tutti se ne siano già andati. Perché tu sei rimasto? Aspetto il vescovo! Uno dei miei fratelli ha detto che sarebbe tornato presto. Non so altro, giuro! E dov'è questo prete? Si è chiuso dentro, in quella casa, laggiù! Un lato deve essere sbarrato. C'è qualcuno nascosto lì dentro. Dubito che uscirà. Devo riuscire a entrare. No! Sta lontano da me! Indietro! Che odore! Sei qui da molto, prete. Chi ti credi di essere per introdurti qui con la forza? Hai distrutto una mia proprietà! Dicono che voi preti vi nascondiate da quando i testi cristiani hanno iniziato a sparire. Di cosa avete paura? Della mano rossa, no? Razziano come e quando vogliono e nessuno si degna di fermarli. Sto cercando il vescovo. Dov'è? Nelle sue stanze. Ha detto che sarebbe tornato dopo essersi occupato di faccende private, ma è passato del tempo. Indicami dov'è. Che cosa vuoi fargli? Ora. Signore, perdonami. Avrei dovuto andarmene con gli altri. Spiega le ali, Sinin. Le stanze del vescovo. È odore di bruciato, questo. Huh?
Sangue. C'è stata una lotta qui. Sembra una merda di Surtr. Una lettera bruciata sotto il corpo. Ha cercato di nasconderla prima di morire. Qualcuno sapeva che il vescovo era combattuto e l'ha ucciso per non farlo parlare. È una confessione. Il vescovo ha avuto un ruolo nel distruggere i testi contro la sua volontà. Il resto della lettera è missa. Forse è lì che ha nascosto i libri da proteggere. Cercate ovunque, in ogni stanza. Deve essere qui intorno. Sono loro! La mano rossa! Che Dio mi aiuti! Zitto! Le guardie qui sono vigili. La mano rossa. Devo andare. Bruceremo quel peccatore come gli altri! Togliti dai piedi, pagano! Finiremo il nostro lavoro! Non ci fermerai! Tirati alla sua schiena! Ha mandato la mano rossa a cercarmi. Sono vicino. Devo andare alla cattedrale. L'abatessa sa più di quanto non dica. Il piano della fiamma sta per realizzarsi. Odino! Odino! Marcirai! Sai ovunque. Ladro!
via subito! Qualcosa ti turba, padre? Badessa, guardate! Stanno bruciando i manoscritti. Perché non li fermate? Perché l'ho ordinato io. Cosa? Le carte che bruciano davanti a te sono un cumulo di bugie. Finché esisteranno, non sarai in grado di vedere il mondo per quello che è. Bugie? Badessa, ma che vi è successo? Noi siamo tutti figli di Dio. Non potete rinunciare a Lui in questo modo, ve ne prego. Siete ancora in tempo per pentirvi. Dio vi perdonerà, sapete che lo farà. La tua mente è stata avvelenata, ma non temere. Noi abbiamo l'antidoto. Daremo un nuovo esempio, un modello per tutti. Voi siete uscita di senno. Non ve la caverete in questo modo, non lo permetterò. Non lo dirai a nessuno. Nessuno potrà sentirti gridare. Se non sopporti di vederli bruciare, brucerai con loro. Voglio che distruggiate tutto. Ogni testo, ogni manoscritto, ogni singolo pezzo di carta. Tutto. È tempo di farla finita. Sì. Fiamma. La badessa e la fiamma. Ucciderà chiunque la ostacoli. Devo mettermi fra lei e la sua prossima vittima. Fuoco che mi brucia dentro. L'ho sempre avuto. Il desiderio di compiere qualcosa di grandioso. Ma quella via mi è stata preclusa. Giudicavano i miei metodi troppo severi. Mi hanno scacciata, umiliata e disprezzata. Ma l'ordine ha deciso di credere in me. Ha compreso che era il coraggio a guidarmi. Il coraggio di cambiare il mondo in meglio. La via mi è stata aperta. E tu hai scelto di seguirla per distruggere ciò in cui non credevi. Abbiamo visto più e più volte cosa accade quando le persone sono lasciate libere di interpretare. La conoscenza va controllata. Solo così il messaggio può essere compreso appieno. Il giorno in cui la verità sarà una sola, si avvicina. Un'unica verità. Ecco ciò che offre l'ordine. Questa donna voleva accendere una nuova fiamma, ma con la violenza, non con l'insegnamento. La tua purificazione finisce qui. Il mio lavoro è incompleto, ma non è stato vano. Altri proseguiranno la mia opera, poiché uno dei quattro è con noi. Cosa hai detto? Che significa? Ora me ne andrò. Diventerò fiamma e arderò luminosa per sempre, senza mai spegnermi.
a Helheim, dove il fuoco è freddo e crudele. Dovrei tornare da Liurdina. Deve sapere che ruolo aveva la badessa. Che notizie porti? La fiamma ha smesso di ardere. Era la badessa di Jorvik, Ingeborg. Per gli dèi, non l'avrei mai detto. Quest'ordine non ha davvero limiti. No, e spesso sono i più insospettabili a portarne avanti la causa. La badessa intendeva bruciare tutti i testi cristiani della città e distruggerne gli ideali. Ha pronunciato una frase che mi ha colpito. Uno dei quattro è con noi. Quattro? Ma ci sono solo tre obiettivi a Jorvik. Ci sta sfuggendo qualcosa. Maledetti Pitti! Non solo sono i padroni del nord. Quei selvaggi ora vagano liberi anche nelle nostre terre. Jor dice che abbiamo spie sul campo. Li avevamo. Solo una ha fatto ritorno. Una maschera di sangue con le ossa rotte. Che Hel se li prenda! Ljufdina, mi concedi un momento. Anche Jor se c'è. Sì, sono subito da te. Ne mancano ancora due. Le proteste al molo si fanno sempre più assordanti. Prova a indagare. Prima o poi scoprirai qualcosa.